Benvenuti all'ascolto del notiziario di Radio Velluto, in studio Alessandro Ranieri. Il PM aveva chiesto una condanna a 6 anni di reclusione al termine di una requisitoria dove non ha esitato a paragonare la personalità di Jürgen Mazzoni a quella di Norman Bates, il protagonista del celebre Psycho di Hitchcock. Nonostante il richiamo al cinema e la similitudine inquietante con uno dei personaggi più popolari messi in scena dal maestro britannico, la stangata è stata evitata. Il 42enne senegalese a processo per stalking nei confronti di una studentessa di 24 anni e con un passato pesante sulle spalle derivato dall'uccisione nel 2000 uno della moglie Federica Gambardella è stato condannato a 3 anni e mezzo di reclusione, uno sconto di pena rispetto a quanto chiesto dalla procura dato dall'equivalenza tra le aggravanti e le attenuanti generiche. Un furto è stato messo a segno nel corso del weekend alla piscina delle Saline a Senigallia. I malviventi hanno forzato il lucchetto posto a chiusura della porta d'ingresso. Preso di mira il distributore di merendine, il bottino sarebbe inferiore ai 100 euro. Sul fatto indagano i carabinieri. È andato in onda ieri sera, come anticipato, il servizio di Striscia la Notizia sui ritardi nella risonanza magnetica all'ospedale di Senigallia. L'inviata Chiara Squaglia è infatti tornata in città dopo la prima visita dello scorso novembre. A chiedere l'intervento del TG satirico è stato il Comitato Cittadino per la Difesa dell'Ospedale Senigalliese, che ha spiegato come dal blitz in ospedale di novembre nulla è cambiato. Sono partiti ieri mattina i lavori di ampliamento e risanamento dei parcheggi a servizio del centro storico nel piazzale dello Stadio Bianchelli. L'intervento, pari a un investimento di 170.000 euro, va a completare quello eseguito nel 2015, quando venne bonificata l'area adiacente al parcheggio tra lo stadio, il vecchio palazzetto dello sport e il poliambulatorio. Il completamento dei lavori è previsto entro 3 settimane. Oltre all'ampliamento del parcheggio, i lavori interesseranno anche la manutenzione ordinaria delle strade limitrofe e alcuni tratti di marciapiedi del parcheggio posto tra lo stadio e il liceo classico Perticari e di via Montenero, fortemente usurata anche a causa del ripristino dei sottoservizi. La Regione Marche finanzia con 1,4 milioni di euro la pista ciclabile Fano-Senigallia. È stato pubblicato ieri il decreto che concede il finanziamento al progetto presentato dalle 3 amministrazioni coinvolte, Fano, Mondolfo e Senigallia, che hanno partecipato al bando regionale POR-FESRA 14-20 per il completamento della ciclovia adriatica. A darne notizia il vicepresidente dell'Assemblea Legislativa delle Marche, Renato Claudio Minardi. Ultimi ciak sulla spiaggia di velluto per I nostri figli, il film per Rai 1 girato quasi interamente a Senigallia che vede come protagonisti Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti. Il film, che andrà in onda in prima serata su Rai 1 il prossimo 25 novembre in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, ripercorre la storia vera di Marianna Manduca, assassinata dall'ex marito Saverio Nolfo e dei suoi 3 figli adottati dalla famiglia di Carmelo Calì, interpretati da Pasotti e dalla Incontrada, cugino della vittima. I 3 bambini dalla Sicilia si trasferirono a Senigallia, dove peraltro vivono tutt'oggi. Qui a Senigallia è stata un'esperienza molto bella, ha raccontato l'attore Giorgio Pasotti. Tornerei molto volentieri, magari in vacanza, per poter godere appieno delle peculiarità di una cittadina che offre ancora molto rispetto al caos di una città come Roma. E rimaniamo nello spettacolo perché ieri è partita la 3 giorni di Italia's Got Talent ad Ancona con i giurati Claudio Bisio, Frank Matano, Federica Pellegrini e Mara Maionchi. Piazza della Repubblica è stata blindata davanti al teatro dove verranno registrate 6 puntate. Lunghe file già dalla tarda mattinata all'ingresso del Teatro delle Muse dove sono in programma le audizioni del talent show fino al 30 maggio. Circa 800 persone assisteranno ad ognuna delle puntate che verranno realizzate e registrate ad Ancona. Ed era l'ultima notizia da Alessandro Ranieri. Buon proseguimento d'ascolto.